I proventi del narcotraffico sono così vasti in dimensione e diffusi nel mondo che inevitabilmente influiscono il sistema economico dei paesi poveri e dei paesi ricchi, e in particolare il settore bancario dei paesi ricchi. Qualche tempo fa, il mio ufficio, l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine, misurò la scala di una dimensione del narcotraffico a qualche centinaio, circa 300 miliardi di euro all'anno, concentrato naturalmente nei paesi di alto consumo, alcuni paesi europei, l'Inghilterra, l'Italia, la Spagna e soprattutto negli Stati Uniti. Ma il volume include naturalmente anche i paesi dell'Est Europa e alcuni paesi africani e latinoamericani. Il grave dramma che io ho sollevato con un certo riscontro mediatico, molti giornalisti e produttori televisivi si sono interessati appunto al fatto che il narcotraffico, data la dimensione, ha ormai penetrato anche il sistema bancario. E questa è veramente una cosa della quale non c'è consapevolezza nel mondo, ma di cui cui conseguenze io temo. More often, what will happen is, particularly if it's a wealthy client, they will use several different jurisdictions, and you will have a structure that is not just in one place, it's in several places. So you might have a trust in the Bahamas will own a corporation, maybe in the British Virgin Islands, and that corporation will then own assets underneath that. It will own, some racehorses or yachts or a bank account in Switzerland or whatever. And you can often have many more different layers underneath that. And well, the reason for that will be you can often find what's happening in one jurisdiction, but you can break that one open if you're lucky, but then you still won't see the picture. And this is deliberate. This is one of the whole essences of it. And these multi-jurisdictional structures are usually quite expensive. So if you were to take $1 bills and put them end to end, that much money would go several times, or at least once, and maybe twice or three times, the orbit of the Earth around the Sun. This is an enormous amount of money we're talking about sitting offshore. So if you think of that kind of these kind of interplanetary distances we're talking, you can see it's clear that this money is not going to fit in a suitcase.